Sago Radio 24, la TV come non l'hai mai vista. Buonasera cari amici, sono le 21:08 minuti e quest'oggi una live straordinaria con un amico conosciuto durante la Fiera Internazionale del Libro di Torino e oggi protagonista con la sua nuova opera. Intanto saluto Marco De Murtas. Ciao Marco. Ciao, grazie Milena, sono felicissimo di essere qua. Tu sei nato a Sassari, sei del 1973. Ma sei un giovanotto dai mille volti, no? Sì, diciamo che sto cercando di nascondere il più possibile l'età. Ogni tanto ci riesco. No, mi cerco di tenere in forma. Benissimo. Sì, allora, sono del 73, 8 aprile 73. Benissimo. Qualcuno magari non sa fare i conti, quindi l'età non la diremo. Allora, tu hai una carriera molto bella, tu hai fatto insomma insieme a Gianni Nannini, hai diretto un film, hai scritto anche dei racconti con Marcello Fa, insomma oggi parleremo di questo e di tanto altro. Però Marco vive in Sardegna, ma com'è la giornata tipo di Marco? Beh, diciamo che la giornata tipo mia è caratterizzata da tanti impegni che non sono esattamente creativi, ma poi forse mi permettono anche di sviluppare la mia creatività. Una vita molto piena, sono un educatore professionale, quindi lavoro nel sociale e questo mi porta a vivere situazioni spesso anche molto particolari, molto drammatiche, dove devi essere messo anche alla prova. E poi tutto ciò che è la mia quotidianità, penso di essere una persona che fa una vita abbastanza comune. Ho una figlia, Gaia, che saluto. e poi c'è quell'arte, quella voglia di trasformare in storie le cose che mi accadono, che è nata sin da quando ero piccolo, che scrivevo le mie prime poesie alle scuole elementari, e si è sviluppata col cinema, con la letteratura, col teatro, un qualcosa che mi permette di vivere, diciamo, che mi permette anche di accettare la quotidianità, che spesso è fatta anche di momenti non piacevoli. Tutto può diventare qualcosa di bello da raccontare, credo. È un po' questa la mia la mia vita. Il mio primo, diciamo, punto di riferimento che mi permette di vivere con una certa serenità è l'ironia. Questa mi ha contraddistinto sin da piccolo, anche l'autoironia. Ho sempre scherzato su me stesso, quando ero a scuola prendevo in giro i professori. ho cercato sempre di vivere dando importanza alla mia parte umoristica. Poi però ultimamente la vecchiaia, come certo, anche incombe, anni, no? con i miei anni, insomma, con tante esperienze, una vita comunque fatta di tante cose belle e meno belle, ho scoperto in questi ultimi anni una vena più drammatica probabilmente, e mi sento un po' più serio, però non devo essere troppo serio. Se dei video che ho visto in giro, diciamo che di serio sembra essercene poco, ma in realtà per quello che dici ha molta pesantezza, no? Nei tuoi video. Sì. Oh, ho notato che entrambi siamo vestiti in nero, quindi ci siamo nemmeno accordati, guardo un po'. Certo. Le tue sorprese sono anche loro in nero, insomma, hanno cambiato colore. Però prima di far entrare le sorprese, io voglio mandare, se tu mi permetti, in onda il primo video. Sì, grazie. E allora? Che dire? La scrittura immersiva può davvero diventare una terapia? A questo non so rispondere,
ma credo che quello sia stato il giorno più romantico della mia vita. Giulio Verne, tra sogni, finzione e realtà. Caro Marco, conosci queste due fanciulle che ti hanno incorniciato? Due bellissime fanciulle. Ciao Marco! Certo che vi conosco, eh? Abbiamo passato delle giornate bellissime al Salone del Libro di Torino con Anna e con Valentina, che abbiamo presentato le opere di Attile Edizioni, dove Anna e Valentina sono anche autrici, oltre che persone che nell'organizzazione hanno dato tantissimo e hanno reso quei momenti belli. Eh sì, sono momenti che rimangono. E adesso, visto che siamo in un momento, io vorrei che questa fosse una serata dove si parla delle emozioni, mi viene quasi la lacrimuccia, perché per quanto vi abbia conosciuto a voi pochissimo, quei momenti sembra che siano stati una vita, no? Perché siamo stati pochi giorni lì, però abbiamo riso, ci siamo commossi. Per chi non lo sapesse, insomma, abbiamo presentato assieme appunto degli eventi, coinvolgendo anche altre persone, altri scrittori bravissimi. Però era il tema, era il sogno, l'emozione. C'è il famoso libro di Anna Valente. Dormi molto. Il tormentone. Questa sera parleremo in realtà del tuo libro, però prima abbiamo visto un video. Tu dici delle cose molto importanti, no? La scrittura come immersione che salva. Cosa intendi dire? Beh sì, io quando ho iniziato il progetto appunto del libro Giulio Verne, ho sperimentato su me stesso, inizialmente, ci saluta Maria Daniela, carta, ciao. Dovrei leggermi, tu oggi sei l'ospite. Vai, bravo. E dicevo, allora, io quando, prima di scrivere Giulio Verne, ho fatto un percorso attraverso la scrittura terapeutica, ho fatto proprio dei seminari nei quali mi sono avvicinato ai principi di pedagogia della memoria che vengono portati avanti e illustrati bene dal pedagogista e filosofo Duccio Demetrio e che sono delle metodologie attraverso le quali ci si immerge utilizzando la scrittura, ma utilizzando prima ancora della scrittura la propria memoria, i ricordi, le emozioni, si torna indietro nel tempo, si lavora su se stessi e si cerca di ricordare il proprio passato, però in una maniera piacevole, dove è come che tu stai coccolando il tuo passato quando fai questi esercizi di riflessione, dove tu torni indietro nel tempo e pensi a quando eri piccolo, magari guardi delle tue vecchie fotografie e cerchi di ritrovare te stesso. Poi da lì nasce tutto un processo di scrittura. Quindi la scrittura immersiva è un tipo di scrittura creativa dove tu non stai subito pensando che devi fare lo scrittore, stai prima di tutto facendo qualcosa per stare meglio. E lavori magari su un oggetto. Io ad esempio ho lavorato su Dottor Bushido, che era un mio Biggie Jim della mia infanzia, e ho scritto anche un racconto su di lui, e da lì nascono delle cose molto emozionanti. Noi abbiamo fatto dei laboratori in un gruppo di persone dove ognuno, partendo da degli oggetti della propria infanzia, della propria adolescenza, scriveva in apparenza delle scemenze, però ho assistito a gente che si è messa a piangere, anch'io mi sono messo a piangere. Poi da queste cose, solo in apparenza stupide, sono nati anche dei racconti che poi quando li abbiamo fatti sentire in dei reading, in degli show letterari, risultavano anche carini. Quindi per me la scrittura, per come la intendo io, è stata una cura. E poi ho voluto approfondire. Non sono su nessun piedistallo, ma mi sono messo a studiare, ho scritto anche io, ho insegnato anche io le mie metodologie, che non sono mie, perché non le ho inventate io, però fondamentalmente prima ho lavorato su me stesso.
Adesso nel libro di cui parleremo dopo spiego anche quali sono questi esercizi immersivi. È molto importante, per me è stato molto importante perché c'è stato un periodo della mia vita che io sono stato molto male. Io prima di fare lo scrittore, che ancora non mi definisco scrittore perché io sono tante altre cose, è un momento che nella mia vita sto facendo lo scrittore, ho fatto anche il regista cinematografico, ho fatto tante altre cose. Ecco, c'è stato un momento della mia vita che stavo molto male. Non sapevo più come fare per riuscire a uscire da un tunnel di dispiaceri, di preoccupazioni, di insuccessi. E là mi sono buttato in questa, grazie agli algoritmi, probabilmente bisogna ringraziare internet, stavo cercando sempre corsi di scrittura, volevo lavorare sulle mie emozioni, eccetera, e a un certo punto ho iniziato il mio primo seminario e da lì, conoscendo anche tante altre persone, quindi uno scambio importante, siamo arrivati a creare questo progetto di scrittori e non, quindi di persone che lavorano utilizzando la scrittura per fare qualcosa su se stessi. Quindi la terapia è prima su me stesso. Io sono anche una persona un po' matta. Lì ti fermo, con il matto ti fermo. Valentina e Anna, una domanda per voi due riguardante Marco. Voi l'avete conosciuto in un contesto di fiera. Quanto si può capire di una persona o di un personaggio come Marco in un contesto del genere? Valentina. Ricordiamo intanto che Valentina, la battaglia, è l'editore, è un editor e lavora anche per la casa editrice di Atire Edizione, no? Sì, vi siete un attimo bloccati. Volevo innanzitutto salutarvi, spero che stiate bene. Allora, Marco l'abbiamo conosciuto a Torino, come riallacciandomi al discorso di prima, è stata un'esperienza così immersiva che io penso di averti conosciuto magari non al 100%, ma un buon 75% penso di sì. Che impressione ha avuto? Una persona super divertente, con cui abbiamo fatto un sacco di risate, poi abbiamo condiviso anche dei momenti improvvisando, e anche affidabile. Però ecco, tutta questa serietà che stai mostrando negli ultimi mesi, non me l'aspettavo, ti dirò la verità. Quindi c'è da scoprire tanto. No, è stata una bella conoscenza, infatti speriamo magari o a Torino o in qualche altra parte d'Italia, qualche altra fiera, di incontrarci di nuovo. Grazie, sono dei bei complimenti, devo fare un montaggio, poi faccio uno spot su me stesso e lo intitolo Sei un grande... Tipo meme. Usando le tue belle frasi, no. Mi hai visto... Io ho una scena davanti, Marco, la fiera era finita... ci sentiamo un attimo e mi mando una foto con lui sotto l'acqua e questo ombrello. Mi è rimasta questa scena di lui con tutti gli stenti chiusi, con l'ombrello e la pioggia che scendeva a catenella, e lui era molto tranquillo, incredibile. Ma te l'ho mandato io sto video, questa foto. La foto, certo. Non mi ricordo, è vero che mi sono bagnato. È vero, ha diluviato. Posso raccontare un'altra retroscena? Cosa? Posso raccontare un'altra retroscena? Brevemente. Vai. Quando ti sei registrato il mio numero, mi ha trovato salone. Peccato. Adesso sì, però è rimasta così. Non so se non ho molta connessione. Valentina, ripeti, perché siamo curiosi. Ripeti il chat. Allora, mentre Valentina, Anna cerca di ritornare tra di noi, ma è colpa di Marco questa sera, insomma, perché di solito va tutto bene nelle dirette, stasera c'è un po' di caos. Anna. Io non sono bloccato. Allora, mi telefona Marco. Pronto, dobbiamo fare un'intervista. Ti dà fastidio se ti chiamo stasera verso le 5? Dico no, va bene, sono in fiera. 4:30 mi telefono Marco. Ti dispiace se ti chiamo stasera quando verso le 9:30? Va bene, sono in albergo. No, 8:30. Sono Marco. Ti dispiace se ci vediamo direttamente domani e facciamo un'intervista da vicino? Questo è Marco De Murtas.
Io dico, vorrei conoscere questo tizio da vicino, gli dico, gli voglio scegliere gli occhi, perché già ero emozionata di stare lunedì Torino la mia prima volta, e lui mi metteva all'ansia. Mi fa, no, ma non ti preoccupare, io ti faccio delle domande semplici. Arriviamo la mattina alla fiera, infatti dispiace se hai intervistato tutti quanti gli altri, al limite tu improvvisi, come se io fossi una abituata a tutte queste cose. E da lì ho capito che Marco era proprio un personaggio che mi sarebbe piaciuto conoscere nella vita e tenere come amico. Marco, guarda, c'è un altro autore, Leonardo Torre, guarda cosa ti scrive, leggili tu i commenti per questa sera. In attesa del libro del grande Marco De Murtas, complimenti a tutte le donne. Giustamente. Grazie. E Leonardo, tra l'altro, ha partecipato, ha collaborato, è anche lui un autore di Attile Edizioni, ha partecipato a dei nostri show letterari, sono stati lette alcune pagine del suo libro, che tratta argomenti, tra l'altro, molto forti, sì. Dark web, il mondo di internet, di cosa può succedere se lasciamo da soli i nostri figli. È un libro molto commovente, molto drammatico, e lui è stato lo stesso un amico. Non ci siamo mai visti di persona, ci siamo sentiti, sono stato molto affascinato dal suo libro e per quello l'abbiamo presentato, è stato letto da diversi attori, ha creato molte emozioni la parte della storia di questo romanzo, sì. Quindi ti ringrazio che ti sei connesso anche a te. Oggi, insomma, è un, come si dice a Sassari, però non si dice dalle vostre parti, oggi è proprio una greffa di amici, di amiche e di amici. Che avevo detto che tu avrei fatto una bella live da ricordare. Intanto l'aneddoto di Valentina lo vogliamo conoscere. Vai Valentina. Ho problemi di connessione, quindi sarò rapida. La sera che ci siamo conosciuti con Marco, si è preso il mio numero di cellulare e mi ha registrato con il nome Salone Libro. Poi un paio di ore dopo mi ha contattato, ma come ti chiami? Quindi okay. Questa è stata una dei primi approcci. È lui, sì. Il bello è che io ti ho conosciuto, ci siamo incontrati, abbiamo parlato. Lavorati insieme. Nome grave, questo è l'Alzheimer che avanza, perché comunque sì, me lo ricordavo ma l'avevo un po' perso, ecco. Sì, è grave, sì. È grave, un po' di memoria, è un nome anche nobile, Salone, insomma. Ma dimmi una cosa, accanto a te, no, c'è una sorta di pupazzo, che cos'è? Lo scaccianoci. Sì, è uno schiaccianoci molto alto, che è un regalo di mia figlia, che in realtà è un regalo che ho fatto io a mia figlia, però è diventato mio. Che praticamente quando l'abbiamo comprato qualche anno fa era più alto di mia figlia, adesso è più alta lei, e mi ha sempre tenuto compagnia questo schiaccianoci, questo personaggio, in tutti i lavori che ho fatto online, cioè i laboratori, perché io in questi anni, come dicevo, ho fatto tanti laboratori di scrittura creativa e immersiva, come stiamo facendo oggi, nelle videochiamate, nelle call, c'era sempre lui a fianco, che mi ha tenuto compagnia, e ormai me lo metto come pezzo di casa, di scenografia, no? Sempre lì lo sistemo e cerco di metterlo a favore di inquadratura. Mi devo dire che siamo stati 5 minuti a sistemare l'inquadratura dello schiaccianoci. Esatto. Queste sono le mie problematiche. Ma infatti la scrittura immersiva io la utilizzo anche per uscire dalle mie follie. No, a parte gli scherzi, ci sono alcuni amici, alcune amiche che in quest'ultimo periodo, quando hanno visto i miei video, hanno detto sei sempre più un paziente psichiatrico. No, lavorando. Perché voglio far vedere un altro video, cioè le condizioni di come lui gira i video. Ah, quello più meno serio. Cioè... E lo sputtanamento, olè. È molto importante essere belli. Mi ricordo che quell'inverno ero diventato così grasso che tutti nella foto della cresima dicevano che sembravo Renato Pozzetta. Ma poi successe qualcosa. Giulio Verni, frassumi, finzione e realtà. Eh,
Questo in realtà ti dico di cosa parla, te lo accenno. Allora, questo è un racconto. Io ho fatto dei video semiseri, alcuni sono più seri come l'altro, alcuni sono allegri, però in realtà sono delle piccole situazioni che ho creato citando frasi del libro, perché il libro, oltre a essere, vabbè, una raccolta di racconti, ha una sorta di strutturazione tipo memoir, dove viene raccontata la storia di alcuni scrittori che si immergono nei loro ricordi e costruiscono delle storie. Storie che però sono solo in parte realtà, in parte finzione. Cioè sono degli sviluppi di situazioni che ti erano capitate nel passato. Io ho voluto raccontare una storia, anche se tragicomica, che affrontasse il problema dell'anoressia. In realtà io da piccolo ho avuto veramente un dimagrimento precoce, perché ero un pochettino robustello e a una visita medica mi ero trovato male col medico che poco montessoriano sicuramente, mi aveva fatto trovare male perché ero un po' sovrappeso. Ero stato un po' male, ho avuto un forte dimagrimento. Questa cosa mi è rimasta impressa e poi, un pochettino romanzandola, ho raccontato la storia di un ragazzino che si rovina per una dieta. Poi alla fine, siccome nel mio racconto si scherza anche, finisce bene. E qua c'è un po' la filosofia di Julio Vernia, cioè parto dal passato, racconto delle storie mie, ma poi le trasformo in qualcos'altro e cerco di sviluppare un tema. In questo caso tragicomico. È un po' tutto così il mio però libro. Però tu, Marco, prendi Julio Vernia, è in realtà un personaggio che è esistito, è colui che fa questo viaggio, no? Tu hai un po' ripreso il tuo metodo e hai iniziato a scavare all'interno, soprattutto di te stesso, però anche all'interno delle altre persone. Lui andava all'interno della Terra, voleva scoprire molte cose. Tu invece l'hai dedicato completamente al quello che è il senso di uomo. Come esatto. Ti è venuta? Ecco, è venuta soltanto dalla tua esperienza o anche dall'esperienza degli altri? Un po' dalla mia e un po' dall'esperienza degli altri. Sicuramente c'è dietro anche un po' di ironia in Julio Vernia, perché quando io nasco come scrittore di sceneggiature, perché appunto ho lavorato molto nel cinema, che comunque è sempre il mio sogno più grande, infatti ho anche la maglietta di Guerre Stellari. Diciamo che mi dicevano gli amici, quando raccontavo delle storie, mi dicevano, mi scrive Francesco Sanna, ricordo i temi di Marco a scuola, la professoressa gli dava 10 perché non li capiva. Non vedo l'ora di leggere il libro, è vero. Un amico della mia, dei tempi della scuola. E dicevo, cosa stavo dicendo? Ne sono dimenticato, come il nome di Valentina Battaglia, no? la Battaglia, non me lo ricordo. Stavo dicendo, ecco, la Battaglia. Anche su questo abbiamo discusso, non capivo bene. Allora, tornando a noi. Mi dicevano gli amici, no? Quando io raccontavo, scrivevo le sceneggiature, mi dicevano: tu sei come Giulio Verne, che è famoso, no? Perché lui scriveva delle storie di una fantasia sterminata, di una fantasia che uno si chiedeva: ma come fa Giulio, come fa questa persona a scrivere queste storie così fantastiche, così assurde, i viaggi nel tempo, soprattutto in quell'epoca, cose impossibili, improbabili. E mi dicevano, scherzando, gli amici, e tu sei tipo Giulio Verne, perché sapevano benissimo che io ero il contrario di Giulio Verne. Cioè le cose che scrivevo partevano sempre proprio dalla realtà. Erano delle storie che in realtà cambiavo spesso i nomi, ma pochissime cose mi erano successe davvero. Poi però, approfondendo la scrittura creativa, e quella immersiva, quindi come ho detto poco fa, mi sono reso conto che forse Giulio Verne, anche lui, anche se scriveva storie fantastiche, in realtà, come tutti i geni, come tutte le persone che guardano la vita, traeva spunto dalla sua quotidianità. E quindi, anche se ti raccontava la storia di una persona che viaggiava nel tempo o faceva il viaggio al centro della Terra, in realtà magari stava parlando del suo vicino di casa.
La cosa bella della scrittura è quella, che tu inventi, ma devi partire da... Devi partire comunque... È molto bello quando tu parti dalle cose che vedi, perché la tua stessa vita ha un senso. Perché quando tu esci e vai in giro, sai che quella giornata, anche se è la giornata più incasinata del mondo, anche se prendi una multa o ti rompi una macchina, è servita a qualcosa, perché hai qualcosina che puoi utilizzare e poi puoi raccontarlo, magari in maniera diversa. Quindi tutto serve. E questo è un modo anche forse per affrontare le sfighe con più filosofia, no? E mi è successa questa sfiga, mi sa che scrivo qualcosa. Fermati, ti prego, vero. Anna, questo corre più del treno dei sogni che tu hai nel tuo dormimondo, eh? Allora, ragazzi, lo lascio a voi, fate voi le domande. Quindi inizia Anna. Allora, proprio io volevo proprio capire, infatti Tabella ha spiegato, la mia domanda era questa, perché Giulio Verne, ma lui già l'ha spiegato, mi ha preceduto. Una domanda un po' di cattivella. Perché dovremmo leggerlo il tuo libro? Ma perché è bello, no? Scherzo. Allora, sicuramente il messaggio che lascia il libro, perché io ci ho lavorato tanto anche ultimamente con Giovanni Fara, la Catartica Edizioni, con cui collaboro, con cui abbiamo fatto questa produzione. Allora, il libro nasceva come una raccolta di racconti, però io non ero riuscito a spiegare bene perché avevo fatto un libro di racconti, che senso avevano uno dietro l'altro. Allora, parlando appunto con Giovanni mi ha detto: sì, alcuni di questi mi piacciono pure, però io voglio capire cosa hai fatto per scriverli, come ci sei arrivato. Allora ciò che non appariva nel libro è venuto fuori. Io ho scritto quindi alla fine di ogni racconto il processo creativo e mentale che ho fatto per arrivarci. Quindi la cosa più bella che mi piacerebbe dare a chi legge questo libro è che dopo che tu hai letto il mio racconto io ti spiego come ci sono arrivato e ti suggerisco anche un esercizio che se hai voglia lo fai pure tu. E magari giochi a scrivere un racconto che magari parli di tua nonna o del tuo primo amore o del tuo giocattolo che ancora quando lo vedi magari in un'immagine in internet ti viene da piangere perché ti ricorda o un profumo, no? E quindi secondo me la cosa più importante che io vorrei trasmettere con questo libro è anche come ci sono arrivato e suggerire dei modi, quindi forse anche può essere anche un po' didattico, no? Suggerire dei modi anche a voi spettatori, a voi lettori, per fare un viaggio e cercare di... Ecco, magari uno poi non scrive un racconto, però magari fai un'immersione e fai una cosa parallela alla mia. Io ho parlato del mio Big Jim Bushido e tu parli della Barbie, con te stessa, e viaggi nei tuoi ricordi. Quindi questa cosa è, secondo me, la cosa che di questo... del messaggio del libro voglio dare maggiormente, che mi stimola di più. E pensare che era rimasta un po' soppitta, perché io stavo pensando solo al prodotto finito, no? Solo io sapevo come c'ero arrivato. Invece, secondo me, il più bello dei miei racconti sono molto più belli i processi che mi hanno portato a arrivarci. E magari vi fate anche due risate, dico, questo è pazzo, però... Parlo di una torta a un certo punto che c'era un pelo e la maestra delle elementari mi ha costretto a mangiare la torta col pelo e io ero schifato da questa cosa, uno shock. Parlo anche di questo e poi da quello nasce un racconto. Valentino, ma in realtà io ho tutte domande, così una curiosità. Mi piacerebbe sempre su questo libro farne una graphic novel o un fumetto, visto che comunque è così pieno di immagini che descrivi, così ricco di situazioni. A me ha dato subito l'idea di un fumetto più che altro. Ma sì, sicuramente io partendo dal cinema, comunque partendo da un tipo di scrittura che parla per immagini,
Quindi tu le emozioni le devi far vedere dall'inquadratura e dal modo con cui dici la foglia cade piuttosto che il rigagnolo di sudore sulla fronte, devi descrivere, no? Le emozioni devono arrivare Più successivamente, non puoi d'impatto. scrivere un'emozione. Neanche il romanziere bravo lo fa, perché non fa gli spiegoni, sa comunque descrivere un'emozione in maniera piacevole, con i giusti termini, con le giuste parole. Però quel tipo di formazione che ho avuto mi ha portato a avere un tipo di scrittura più fotografica. Io non sono bravo disegnando, però sicuramente la mia mente, il mio modo di lavorare si avvicina molto a quello del fumetto e del fumettista, anche perché quando io scrivevo le sceneggiature, e ancora adesso sto lavorando su sceneggiature, dopo la stesura della sceneggiatura si faceva lo storyboard e quindi c'era il disegnatore che era anche un fumettista che inquadratura per inquadratura me la descriveva. Io mi rendevo conto se funzionava dalle immagini. Quindi tu hai notato questa cosa che notano molti in me. È questo modo di scrivere che fa parte un po' della mia natura, non è neanche una scelta, no? Sono cresciuto così e è una sorta di deformazione, no? Però è vero, probabilmente sarebbero, infatti mi viene facile, no? Fare i video, questi video li sto facendo perché subito me li immagino come fossero proprio dei film. Questa cosa che tu hai detto è bella. Se ci fosse un fumettista, Magari. qualcuno che collaborasse, ci potremmo divertire molto. Allora, leggi il commento di Leonardo Torre. Leonardo Torre, proprio un mio fan. Allora, consiglio a tutti di vedere il film di Marco De Murtas, Buon Lavoro. Io l'ho trovato geniale e sono convinto che il libro lo sarà altrettanto. Spero di non mettere ansia al mio amico Marco. Allora, Leonardo, caro, sì, allora il film che l'ho fatto un po' di anni fa, diceva Milena, con Giancarlo Giannini, con tanti attori, ma anche con tanti ragazzi che facevano un percorso terapeutico, quindi ci sono ragazzi diversamente abili, ex tossicodipendenti, sofferenti psichici, un lavoro socialmente importante. Dal punto di vista, guarda, di quello che è quel film, essendo stato fatto un po' di anni fa, non mi rappresenta più tantissimo. Anche perché forse è un lavoro più di squadra, più di equipe, dove non l'ho fatto da solo, l'ho fatto anche con altri partner. E poi è di un po' di anni fa, e quando ci si evolve, si cresce, si vogliono fare sempre cose nuove. Però sì, sicuramente ci sono molti deliri e molte mie fantasie che già vengono fuori. Credo che però in questi anni, diciamo dal 2020, Covid, insomma, tutto questo periodo lungo, ho lavorato molto per migliorarmi, perché comunque il rischio molto spesso, soprattutto quando fai cinema, è di cadere un po' a volte nella superficialità, cioè a volte si cerca di arrivare al risultato. E magari sacrifichi invece quella che può essere una maggiore riflessione, no? Quindi io in questi anni, per questo dico che secondo me la butto così, il libro è più bello del il libro è più bello del film, no, è più presente, è più il mio presente. Però sì, Certo. sono contento che Leonardo l'ha apprezzato, ma lui ha capito come scrivo io Beh, ma noi ti apprezziamo, Marco, in realtà in tutti i lavori che fai, però visto che tu sei uno studioso di persone, no? Vorrei che tu, guardando Valentina e guardando Anna, che cosa ti esprimono? Cosa mi esprimono? Allora, Attenzione perché mi hanno anche da dentro la live, no, cosa hai detto? Non ho eh? Mi sentito. menano anche dentro la live, Ah, attenzione. non le devo certo psicanalizzare. No, però, allora, mi hanno dato. Allora, partiamo da Valentina. Valentina mi ha trasmesso e mi trasmette molta solarità, no? È sempre piacevole, no? Il suo sorriso, è una persona molto vitale, molto fresca, molto, molto allegra, anche quando è seria.
La vedo sempre una persona che, sai, quelle persone che se magari se, sei nervoso in una stanza ti giri e la guardi, no? E ti dà, ti mette positività. Anna, Anna è un è una persona molto, io in lei ci vedo molto, molto la saggezza, adesso sta ridendo, la saggezza unita all'ironia. La vedo una persona molto saggia, molto cazzuta, secondo me, scusando il termine, vabbè, sono le 21:43, si può, molto coraggiosa, che crede molto nelle cose che fa. La vedo molto una persona con una personalità molto forte. Però dentro questa persona c'è una grande sognatrice, quindi è una che ha facilità andare indietro nel tempo, a riscoprire l'infanzia, a entrare in quel mondo di sogno. In tutti e due le persone, da come le ho conosciute poi, e non è un modo per fare adesso, per fare il gentleman, no? Cioè c'è molto l'umiltà, questo mi piace molto. Che è una cosa che può avere chiunque, no? Però è rara. Nel senso, puoi essere il più grande scrittore del mondo o essere una persona che comunque il tuo autista, però l'umiltà è un qualcosa che comunque è fuori, no? E questa cosa vi contraddistingue, per quello mi siete piaciute. Io sinceramente non è che piaccio a tutti, attenzione. Io alcuni sto anche antipatico. Benvenuto nel club. Pure io. Ti hai capito. Siamo in quattro allora. Valentina, secondo te una casa editrice ha bisogno di un elemento come Marco? Assolutamente sì, perché è una persona che coinvolge, prima parlavamo di solarità, di allegria, che trascina, quindi magari anche se hai un progetto, facendolo con Marco, con persone come Marco, non diventa un progetto di lavoro, ma diventa un progetto in amicizia. E questo è importante perché serve a creare anche sintonia tra le persone. E poi anche perché comunque con un bel carattere ci sai fare con le persone, magari c'è sia l'aspetto lavorativo che di sponsorizzazione di un testo, di un libro, quello che sia poi, di un fumetto. Quindi sì. Io quello che cerco di fare, questa cosa che tu hai detto, ogni tanto è capitato che me l'hanno detto anche in altri ambiti, altre persone, e non è un fatto col quale io mi voglio vantare, ma se l'hai detto, diciamo, l'occasione per parlarne e per dire che è la mia filosofia di vita. Cioè, per me, quando si fa qualcosa, anche quando lo si fa in maniera molto professionale, io nelle cose che faccio ci metto l'anima, le voglio fare bene. Bisogna cercare di tenere quella linea di leggerezza e anche di amicizia quando si lavora con le persone, che è quel clima bello che porta le cose belle, altrimenti le cose non vengono bene, nell'ansia, nella tristezza. Cioè, si può essere professionali. Io ad esempio nel mio lavoro di educatore, che faccio da tantissimi anni, spesso anche in situazioni molto tristi e molto drammatiche, sono, tra virgolette, sempre un po' sbragato. Cioè, io sono uno che magari nei momenti più strani c'ha il suo momentino che si beve il caffè, c'ho il manifesto di Manfredi che dice il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è. Cioè, non bisogna essere troppo ansiosi, troppo tristi, troppo a volte seriosi, altrimenti tutte le cose che facciamo diventano quello che noi siamo in quel momento. Però non deve essere frainteso, per quello io ho detto, alcuni magari, chi non mi conosce bene mi può anche fraintendere. Professionalità, io sono un maniaco della professionalità, io le cose le voglio fare bene, però rilassandomi e soprattutto creando rapporti di amicizia, perché io se scrivo un libro o se faccio un film o se faccio l'educatore in una comunità e non mi sto divertendo e non sono amico delle persone con cui sto, vivo male. E questa è una cosa che io ho fatto con voi, ho cercato di fare con voi quando sono arrivato, che subito mi sono messo a girare, no, al salone. E ci siamo capiti, infatti ci siamo capiti. Anna, invece tu sei un'autrice, Valentina appunto l'ho messa come editor e collaboratrice con una casa editrice, quindi ho fatto la domanda concernente il suo campo. Ma tu come autrice,
Ti potrebbe creare gelosia o qualcosa come un autore simile a Marco? Perché insomma Marco con il suo destro potrebbe tenere banco, ad esempio durante una fiera, e vendere tanti libri. Ecco, ti sentiresti minacciata, non tu come Anna, ma tu come autrice e autore in generale? Allora, personalmente penso che sarebbe l'occasione giusta per seguire la scia di Marco, no? Cioè, da personaggio da seguire, perché, ecco, mantenendo banco si riesce comunque a fare, se si fa squadra, scusate i rumori, certamente se parliamo del mondo dell'editoria come parliamo sempre, certamente un personaggio come Marco che riesce comunque a creare teatro in quello che dice e quello che fa, o gli autori meno meno espliciti, come devo dire, meno espansivi, lo possono vedere come una minaccia comunque, ma io credo che comunque non bisogna mai vedere un collega come minaccia, no? Perché comunque noi non stiamo togliendo niente a nessuno, cioè vendere il mio o il tuo libro non toglie il pane dal piatto da nessuno di noi, diciamo la verità. Qua non si sta parlando del premio Nobel, si sta parlando di vendere 10 copie, 5 copie. Quindi io sinceramente trovarmi a lavorare con una persona come Marco mi divertirei un mondo, anche perché nella mia timidezza, quando mi trovo con persone come Marco, io mi faccio trascinare e lo divento un po' stupida, però mi diverto, capito? Cioè, perché noi a Torino ci siamo divertiti. Noi ci abbiamo siamo fatto divertiti. La presentazione di Dormi Mondo, ma noi non riuscivamo a essere seri, si vedeva proprio delle cose che si dicevano, cioè, capito? Quindi proprio perché persone come lui ti mettono il buon umore, pioveva di rotto, ma chi se ne frega, chi si diverte, voglio dire, sta insieme. Però certo. Purtroppo, come hai detto tu, c'è chi può temere persone come Marco, ma questa è una cosa che abbiamo detto in tutte le nostre live, chi dice che non esiste gelosia nell'editoria, non è vero, credetemi, non è vero. Ve lo dico io personalmente, che è una cosa che ho scoperto in alcuni autori. Però io con Marco ci vado a lavorare, se mi vuole poi vendiamo il mio libro e il suo insieme e facciamo uno show. Ma infatti, come forse avevo già detto in qualche altro intervento, è da un po' di tempo che io porto avanti Julio Verni a Show Letterario, da cui poi è nato il libro, che è proprio una sinergia tra case editrici e autori. Infatti, in quel progetto è nata anche la collaborazione molto proficua e molto bella e piacevole con Elite, con Attile Edizioni, dove case editrici diverse, autori diversi si incontrano e portano avanti nei teatri, nelle biblioteche, nelle librerie, laddove ci vogliono, portano avanti delle letture con degli attori molto bravi, anche attori professionisti, e con dei musicisti che fanno una sorta di accompagnamento musicale, e con un argomento per ogni incontro che è sempre legato al mondo delle emozioni. Siamo riusciti a creare dei piccoli spettacoli dove ci sono anche 15 autori contemporaneamente, dei quali vengono lette alcune frasi, poi si fa un montaggio di tipo teatrale e viene fuori uno spettacolo. Autori di tutta Italia, autori che lavorano con case editrici diverse, che fanno magari che scrivono in maniera completamente diversa. La voglia di emozionare, di parlare di qualcosa di profondo è sempre stato il tema che ha guidato gli show letterari, ed è proprio quello che stai dicendo tu, perché se poi in un mondo come quello letterario, come quello della creatività e della scrittura, si arriva a comportarsi come delle squadre di calcio o dei tifosi, ancor peggio, di una partita di calcio, e si entra in quel clima troppo di concorrenza, si perde tutta la poesia. Invece tu dai una cosa a me e io la do a te, lì al Salone del Libro, ad esempio le immagini della tua copertina, una frase detta da quel ragazzo che hai conosciuto in Gambissima, Federico forse. Federico, sì, Federico. E aveva delle analogie con quello che scrivevi tu, nonostante tu potessi essere quasi sua madre. Cioè, vengono fuori delle cose incredibili, emotive. E noi... Aspetta un attimo, Marco, c'è una domanda per tutti e tre. Chi la vuole leggere? Ve la leggo io. Ah, la domanda di Francesco Sanna. Franco sì. Sanna. Ciao Franco. Chi vuole rispondere per primo?
La leggo, la leggi tu o la leggo io? Leggi la tu. Allora, domanda. Non potrebbe essere un limite in ambito lavorativo essere così amici? Nel mio lavoro, mondo dell'arte, con molti pittori e scultori, preferisco tenere una certa distanza, anche se durante l'organizzazione di mostre e eventi si scherza e si ride. Sì, ho capito il ragionamento che ha fatto Franco. Ma posso anche rispondere io? Sono due, tutti e tre in realtà dei fatti a questa domanda. Quindi inizia tu, Marco. Sì, Franco lavora per un'importante galleria d'arte, lo conosco, è mio compagno di classe, che abbiamo fatto tanti scherzi quando eravamo ragazzini, però è una persona anche che porta avanti un discorso artistico molto serio. Beh, è vero quello che lui sta dicendo, nel senso che comunque la linea di confine è sempre sottile e dipende dalle persone. Io credo che bisogna saperlo fare, cioè bisogna essere innanzitutto persone con questo spirito, che come ha detto Anna, non temono gli altri perché loro sono originali, hanno qualcosa di diverso per forza da dire rispetto all'altro e quindi non lo temono. L'altro però non deve essere a sua volta uno che fraintende quella che può essere la gentilezza e crede che questa gentilezza sia fragilità. Perché io, venendo fuori dal mondo del cinema e del mondo dei cortometraggi, nel mio passato di regista di cortometraggi, mi sono trovato in delle situazioni in cui io ho dato l'anima per aiutare delle persone e quelle persone magari non hanno fatto lo stesso con me perché avevano un animo egoista. Quindi quello che lui sta dicendo è un po' rimetterci a tutti noi sognatori coi piedi per terra e dire sì, occhio però. Io penso che la cosa fondamentale è cercare di avere empatia. Cioè io conosco Anna, conosco Valentina, conosco Milena e con loro mi comporto in un dato modo. Ma prima di dare la mia confidenza assoluta, un pochettino ti devo in maniera serena studiare prima di darmi. Ecco, credo che grandi autori come De Gregori, De André, no? Che avevano dei rapporti anche di amicizia, tantissimi cantanti hanno fatto anche delle cose belle tra di loro, hanno seguito questo tipo di filosofia, però non tutti hanno la nobiltà d'animo di De André, di De Gregori o di Ron o di Lucio Dalla, per citare dei cantanti, quindi bisogna un attimino, quello che ha detto lui bisogna comunque ascoltarlo, secondo me. Secondo te, Anna? Allora, volevo rispondere proprio prima. Allora, Federico Iannascoli, il ragazzo che abbiamo scritto il libro insieme comunque, che uscirà a dicembre. Quindi ti dico che sì. Allora, io credo che comunque l'amicizia è un dare e avere. L'amicizia è bella quando si è diversi. Io non posso temere che è diverso da me. Rispetto che è diverso da me. E molto spesso dall'amico io prendo qualcosa. Imparo qualcosa, certamente possono, ecco, due persone strane o due persone che fingono un'amicizia possono essere rivali, due amici veri possono anche invidiarsi, però non saranno mai rivali. Io posso invidiare il mio amico che in certe cose è più bravo di me, ma non sarò mai il suo rivale, cioè non cercherò mai di mettergli i bastoni tra le ruote. E noi dobbiamo distinguere, distinguere fa amicizia, compagnia, collaboratori e persone occasionali, è come l'amore, no? L'amante, l'amante, la donna che sia, è così. Cioè io non posso pensare che devo guardarmi alle spalle dai miei collaboratori, ai miei compagni degli altri. Altrimenti non si vive bene questa situazione, non vivo bene la mia situazione di avere comunque. Sì. Valentina? Allora, si può lavorare con amici, dipende poi ovviamente dal tipo di amicizia che si instaura con quella persona. Per il mio carattere, io sono una persona che dà sempre il massimo e cerca anche a livello proprio di rapporti umani, quindi magari con un amico forse si potrebbe creare quel giusto equilibrio, quella giusta situazione per dare il massimo anche dal punto di vista lavorativo. Poi, se ovviamente si possono creare incomprensioni o anche piccole ostilità, ma quello penso sia normale, l'importante è superarle. Forse proprio con gli amici si riesce a trovare quella sinergia, quelle connessioni che magari con persone estranee a volte non si creano.
quindi secondo me sì. Dipende ovviamente anche dal tipo di progetto, dal tipo di carattere, se si è entrambi creativi, se si hanno più o meno le stesse idee, secondo me si può arrivare a una buona soluzione. Anzi, magari poter osare e sognare un pochino in più, un risultato ma migliore di un progetto, di un lavoro, quello che sia poi. Marco, tu hai conosciuto varie entità editoriali. Secondo te, cosa manca oggi alla casa editrice? Ma io penso che da quello che ho avuto modo di vedere, collaborando con case editrici, comunque medie e piccole, posso dire che con quelli con cui ho collaborato e collaboro, c'è quell'umanità che a me piace. E non mi sento quindi di trovare in questo spirito che hanno soprattutto quei piccoli editori che veramente danno l'anima per riuscire a fare dei libri, non mi viene da fare delle critiche proprio perché è già inimmaginabile quello che fanno. Però se dovessi dare una bacchettata all'editoria in generale italiana, magari sto dicendo qualcosa di banale, un luogo comune, io credo che il grande difetto sia proprio di non essere come i piccoli, cioè non avere il coraggio di rischiare su nuove idee, a meno che non vengano trainate da personaggi che già hanno avuto un ritorno mediatico o attraverso i social, perché comunque il fatto che determinate case editrici molto importanti non abbiano la volontà di rispondere neanche alle mail, come succede con le case di produzione cinematografiche con cui ho avuto modo anche di, in certi casi, di collaborare, cioè non ascoltino, non leggano e non vedano i progetti di chi non è ancora un nome e magari ha delle idee grandiose. Ecco, questo è una cosa che dispiace, perché sicuramente ci sono molti scrittori o persone che anche hanno bisogno un po' di editing, che hanno anche delle lacune ancora, che però hanno una mente creativa e un genio, che rischiano, se non trovano editori come appunto Attile, come Catartica, come Max88, parlo di quelli con cui ho avuto modo di collaborare, rischiano di non fare nulla, di non uscire. Invece ci sono Marco, questi. secondo te, ti fermo per farti un'altra domanda perché il tempo stringe. Siamo quasi sotto Natale. Come, secondo, visto il tuo estro, come ti dovrebbe vendere una casa di tutte? Cosa dovrebbe fare sotto le feste? Quale idea potresti dare? E che cosa potrebbe fare l'autore? Poi ragazzi, è arrivato un commento lunghissimo, io vi che insomma un po' racchiude tutto il nostro detto di questa sera, vi invito a leggerlo dopo. E intanto ringraziamo la nostra amica Maria Daniela Carta, Michi Mennini, poi abbiamo Giuseppe Salerno, quindi tanti commenti, mi raccomando, andateli poi a leggere. A Sì, te la parola, saluto anche Marco. Daniela, che è una collega che tra l'altro è molto, fa dei, anche lei dei lavori molto introspettivi e molto emozionanti. E sono contento che puoi leggere bene quello che ha scritto, sono molto contento che stia Magari partecipando. un'altra volta la invitiamo e possiamo Certo, discutere di altro. sarebbe piacere. Allora, cosa può fare la casa editrice sotto Natale e cosa può fare l'autore sotto Natale? Ma secondo me è molto importante cercare di fare qualcosa che anche utilizzando strumenti come sto facendo un po' io, i social ad esempio, per cercare di ricordare anche a quelli che la letteratura credono che sia una cosa per pochi, che ci può essere un collegamento tra letteratura e anche il mondo più pop, no? Quindi utilizzare anche i social. O utilizzare altri mezzi di comunicazione per dare dei messaggi anche per promuovere determinate idee, quello che un po' sto cercando di fare io. Io sono convinto che ci siano molte persone che leggono pochi libri, ma che li leggerebbero se solo usassimo un pochettino il loro linguaggio e non facessimo credere che il mondo della letteratura è un mondo per intellettuali e per persone che scrivono cose difficili. Ecco, quindi avvicinare tutti i media alla letteratura, farli
facendo capire che non è una cosa per tutti. Bene, Anna, tu invece il tuo pensiero e poi Valentina. Beh, io il mio pensiero l'ho detto pure ieri, comunque in un'altra live, secondo me bisogna inventarsi, no? Quindi si fanno promozioni, si mettono i libri in promozione, si fanno regalini vicino ai libri, si crea quindi la curiosità, no? Come abbiamo detto anche io, per esempio, che so, la penna vicino al libro, l'agenda, il gadget, qualsiasi cosa, che comunque perché le persone piace quel 9,99. Una grande offerta per voi solo per questa settimana, 9,99 invece di 10 euro, e tutti corrono a comprare per 9,99. Quindi Valentina, tu fai parte di questo mondo e sei proprio all'interno, nel cuore. Tu condividi un po' quello che diciamo noi di promuovere la casa editrice vendendo dei libri a 9,99, un'agenda con delle copertine, andare sui social, fare un video dove tutti gli autori citano qualcosa e mandarlo in onda, non lo so. Questo lo condivido, l'idea, le idee sono belle. Quello che magari consiglierei di aggiungere è il tipo di promozione che poi si vuole fare, quindi unire tutte le sinergie insieme e creare anche un modo, una strategia per arrivare non soltanto agli autori, ma soprattutto per espandere un po' la casa editrice o i singoli autori emergenti e non, per creare, a parte di fare rete, ma di fidelizzare una serie di clienti. Possiamo chiamarli clienti, tra virgolette, amici o comunque persone che ruotano intorno alla casa editrice, perché solo conoscendoci dall'interno è possibile poi effettivamente, indurre le persone a fidarci delle case editrici, che possono essere piccole o anche medie. Sono un po' stanca, scusatemi. Cioè, in pratica vorrei dire che ci sono le idee di base, ma rischiare è importante, però va fatto secondo una strategia ben precisa, sì, sicuramente, quello sì. Tra le idee, per esempio, che mi sono venute, si potrebbe creare, non so, a parte degli sconti autori, ma anche una carta, la Fidelity Card, oppure una carta per sconto per regalarla a degli amici, magari, e farli entrare nel mondo di una casa editrice, che può essere Catartica, può essere, non so, L'Atile, può essere un'altra casa editrice. E far conoscere prima e poi magari utilizzare queste idee come strumento per attirare i lettori e quant'altro, più o meno. Poi magari vedremo che cosa uscirà a Natale. Marco, la letteratura classica, secondo te, deve essere rivista un po'? Cioè, bisogna portarla nuovamente in auge, come hai fatto tu, un po' utilizzando il pensiero di Giulio Verna? Ma sì, nel senso che io tra l'altro ho scritto anche in un corso con Marcello Fois, ho scritto un riadattamento trap dei Promessi Sposi, molto ironico, che non è in questo libro, ma è un lavoro comunque che ho fatto e che comunque ha un suo valore per la ricerca, cioè avvicinare i giovani che hanno un loro linguaggio, a quel linguaggio di autori come Dante o come Manzoni, che hanno comunque fatto la stessa cosa, cioè parlato di emozioni, parlato di vita, parlato di sensazioni, è una cosa, dovrebbe essere una cosa naturalissima. E quindi secondo me svecchiare significa anche far entrare in contatto fra di loro determinati linguaggi, questa grandissima distanza che noi crediamo. Quindi portare un racconto di un autore classico o una poesia in una scuola, ma confrontarsi anche con i bambini che dicono che loro ascoltano Fedez, può essere un modo per creare comunque senza schifare, no? Creare una comunicazione, da qualche parte si va per forza. Tu, Marco, ti ricordi Fiorello? Portò una poesia al karaoke, fu cantata da tutti, ma nessuno in realtà sapeva che
si trattava di una poesia, no? È una persona molto intelligente, infatti, e l'ha dimostrato di esserlo. Sì, perché comunque la canzone La nebbia agli erticolli, originando a sale, passando. Si possono fare tante cose. Bisognerebbe far capire che ai ragazzi che veramente hanno scritto i nostri autori classici delle cose fortissime, emozionanti. L'unica differenza è che magari sono scritte con un linguaggio un po' lontano da loro e sono fatte nel passato. Catullo parlò di Eros, insomma, no? E Catullo. Esatto, è proprio così. E quindi si può assolutamente fare. E questo è un compito anche, un compito anche degli insegnanti. Alcuni comunque fanno questo, sono aperti ai laboratori, alle idee nuove. Mi colpisce molto come adesso, dopo tanti anni, alcuni autori che mi piacevano meno, li sto apprezzando di più. E magari ti chiedi, ma perché non li apprezzavo quando andavo a scuola? Perché magari li sentivo come un impegno, è come studiare. No, invece... Un po' come la storia, Anna, che non piaceva a nessuno, mentre oggi, insomma, andiamo tutti alla ricerca del periodo storico. Senti, Marco, ormai siamo quasi agli sgoccioli, anzi, abbiamo postato pure loro. Ma io ho visto un video dove tu parlavi con un ciccio bello. Sì, è vero. Io ho problemi di ciccio. Questo ciccio bello. Come devo finire questa puntata? Allora, ciccio bello. E quella è una bambola, tra l'altro, bambole che costano. Io ce l'avevo, col disco dietro, che dicevo solo mamma. Sì, vabbè, quella è una bambola di mia figlia, il giorno non c'era, non avevo altre attrici. No, a parte gli scherzi, ho voluto recitare una poesia molto commovente d'amore, una delle poche poesie che c'è nel libro, una sorta di poesia, quasi un racconto, sull'amore, sull'infelicità di una persona che non è più, che ha perso la propria compagna. E in realtà in questo gioco folle ho detto, sono entrato in camera di mia figlia, ho detto adesso questa scena la recito proprio e prendo una bambola. E là si sono create una serie di cose surreali che comunque inizialmente quando mi buttano le cose le faccio, poi scopro i significati che ci sono. Però in realtà in quel momento buffo, comico, forse che sembra un po' un pagliaccio, anche in quel racconto, è uno forse di infatti. Valentina, Anna, a voi l'ultima parola per il nostro Marco De Murtas. Vai, allora, Anna, prima tu. Allora, Marco, ti faccio un grande in bocca al lupo. Credo che comunque il tuo libro ci emozionerà, ci piacerà molto, ci divertirà. Sicuramente lo leggerò. E comunque resta così un po' folle, perché i folli salveranno il mondo. Giusto. Se non ci ammazzano prima. Io invece, Marco, ti lancio una sfida. Prova a trovare un'idea originale e magari possiamo creare qualcosa insieme, mantenendo questo filo di ironia e di solarità. Va bene. Dovremmo risentirci e parlare. Perché no? Basta che nel cellulare scrivo Salone del Libro. Salone del Libro. No. Sì. Ma io sono sicura che lui sul cellulare non ci ha registrato con i nostri nomi. Anche noi, io e te, Anna, abbiamo dei nomi strani. Io mi chiamo Del Mondo, sicuramente. Sicuramente mi ha messo live direttamente. Live. Però già mi riconosco poi. Certo. E niente, quindi Giulio Vernia Catartica Edizioni è un www.catarticaedizioni.com. Saluto Giovanni Fara, l'editore, e niente, se siete curiosi il libro si trova in questo momento anche sul sito, c'è anche la scheda informativa, diciamo, parte seria di tutto questo progetto, ma non solo. E quindi spero che insomma faccia l'effetto che io desidero. Per me è una sfida umana anche questo progetto, perché è un lavoro di anni,
che non è il libro, ripeto, ma è quello che è dentro, quello che ho fatto, e che mi piace poi esprimere, fare in modo che le persone lo possano capire, mi possano dire cosa pensano. Non vedo l'ora poi di presentarlo là, di vedere le reazioni. Grazie. Chi volesse invece vedere il video di Marco, basta andare sui tuoi profili, no? Sì, c'è il profilo Marco De Montas e poi Gio Vernia Show Letterario. E, ce ne sono altri 6 pronti che ho già girato e che pubblicherò nei prossimi giorni. Andiamo sempre, la pazzia sale. Annazione. L'ultimo mi porta. Ne aspetto uno vestito da Babbo Natale. E se andiamo a Natale magari si dà un'idea. A proposito di Natale, invece vi proporrei di vederci nella settimana di Natale tutti insieme, magari invitiamo qualcun altro, magari la tua amica, visto che è stata così gentile a scriversi. Intanto salutiamo anche Andrea Severini, che stasera l'ho abbandonato per stare insieme a voi, ma ci rifaremo lunedì. Ragazzi, è stato un piacere, Marco, al solito, io mi diverto con te in qualsiasi cosa che facciamo. Anna, grazie sempre per l'aiuto. E Valentina, cosa dici? Ti abbiamo pescato alla fine per fare una sorpresa a Marco e sei stata gratissima. Quindi ti ringrazio soprattutto perché so che tu eri molto stanca e sei ancora molto stanca. Grazie, devo ancora razionare, quindi. Grazie, sì, grazie a te, sì. Grazie a voi. Grazie Milena per l'invito. Sì, e Marco, grazie perché mi hai risollevato con questa live un po' la giornata. Quindi grazie pure a Melina per l'invito e a Anna sempre per la presenza. Grazie a voi, anzi, per avermi voluta, Melina, e grazie Marco per la compagnia. Marco, chiudi la puntata. È finita. Chiudila tu, non siamo ancora in diretta. Cosa devo dire? Devo salutare. Chiudi la diretta, saluto il pubblico, saluto tutti quelli che ci stanno guardando, saluto mamma, Pablo, Valentina La Battaglia, Anna Valente, Milena Bondis, Marco De Murtas, Catartica Edizioni. Ciccio Bello. Non cerchiamo lo schiaccio noci invece. Come? Noi cerchiamo lo schiaccio noci. Lo schiaccio noci, sì. Un saluto a Valentina e ad Anna. Ciao, schiaccio noci, ciao. Ma ci hai messo un nome allo schiaccianoci? No, glielo diamo. Diamogli un nome allo schiaccianoci. Nicolas. Io lo chiamo Dormimondo. Dormimondo. Lo chiamo così. Nick okay. Dormimondo. Nick Dormimondo, ok. Sì, è stato un piacere. Ciao. A presto. Ciao, buona serata. Ciao.